30 minuti in questo istante in diretta su Milano News. Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano. Nuova settimana, oggi è mercoledì 30 settembre, una nuova settimana sempre in compagnia. Siamo insomma avanti ormai in queste nuove settimane che stiamo facendo di questa nuova stagione. Ormai siamo qui, credo arrivati alla terza, ormai ho perso un po' il conto anch'io. Dicevo appunto, una nuova settimana sempre in compagnia vostra e di quello che è la città. Quest'oggi infatti volevo, prima di poi introdurre il nostro ospite di oggi, prima di parlare del tema di oggi che sarà molto interessante perché andiamo a teatro, un teatro importantissimo della città di Milano, soprattutto dopo un periodo in cui insomma i teatri se la sono vista brutta, ma questo teatro aveva degli assi nella manica che poteva utilizzare e ha utilizzato per rendersi forse ancora più amato dai cittadini. Dicevo, parliamo prima della città perché vi anticipiamo un po' quello che sarà i temi dei prossimi mesi, che è quello dell'inquinamento atmosferico, perché lo sapete, tutti gli anni, intorno alla metà di ottobre, primi di novembre, dopo che si sono accesi i riscaldamenti per un paio di settimane, arrivano, come sempre, gli alti livelli di PM10, di PM2,5 nella città. Ma quest'oggi andiamo subito, grazie a Milano Panoramica, a vedere la situazione in tempo reale su, ad esempio, City Life. Milano Panoramica ci ha fatto questo bellissimo regalo di darci questa webcam che state vedendo in questo istante in diretta su City Life. Apparentemente una bellissima giornata, apparentemente un sole che splende e quindi un'aria pulita, invece ahimè iniziano ad arrivare i primissimi dati. In questo momento ad esempio noi abbiamo vari indicatori che ci danno in tempo reale l'inquinamento atmosferico della città. Tenete presente che in questo momento ad esempio la media cittadina del PM2,5 è di 36.1 quando il limite dovrebbe essere 25, quindi siamo già ben oltre i limiti del PM2,5. Di solito si parla di PM10, invece vedrete che noi cercheremo di portare il discorso verso questo PM2,5 che è ancora più pericoloso perché è ancora più piccolo e quindi può entrare ancora più facilmente, le particelle possono entrare ancora più facilmente all'interno del nostro organismo. Tutto questo anche perché grazie agli amici di Wise Air invece abbiamo una bellissima grafica che ci sta facendo vedere come, che ci può far vedere in tempo reale, eccola qua, com'è la qualità dell'aria in questo momento nella città grazie alle prime 70 all'incirca arianne installate da Wise Air nella città di Milano. Ne abbiamo una anche noi, la nostra grazie a Dio sta all'interno del nostro cortile, quindi insomma l'aria è molto pulita all'interno del nostro cortile. Ma se rivediamo la mappa, tutti quei puntini rossi che vedete soprattutto, e mi spiace per gli amici che abitano nella zona est della città, denotano che in quella zona si sia superato e di gran lunga il limite di PM2,5 consentito, diciamo, meglio quello sotto il quale possiamo stare tranquilli. Come vedete, questa situazione qualche giorno fa era molto diversa, c'erano solo pallini azzurri o verdi, cioè vuol dire praticamente quasi il PM2,5 quasi a zero. Invece in questi giorni si sta rialzando, saranno che stanno riaprendo molti uffici, saranno che insomma si ricomincia a vivere la città sempre di più, sta di fatto che appunto questo è quanto. In questo momento ad esempio l'indice del PM2,5 in via Senato è di 36.5, in questo momento lo vedo a monitor, con un indicatore appunto di si chiama IQ, l'indice di qualità dell'aria, che dovrebbe essere sotto i 30, invece in questo momento è a 57. Quindi tutti i dati ci dicono che nonostante il tempo, nonostante il vento che c'è stato anche nei giorni scorsi, che aveva pulito in realtà la città, ci vuole poco a farla ritornare però inquinata. E quindi attenzione, controlliamo bene quello che possiamo fare e anche come magari muoverci all'interno della nostra città. Andiamo avanti però parlando e collegandoci invece in questo istante con le foche parlanti che da un bellissimo parco di Milano, la carissima Acelia Jonak ci racconterà la sua incursione poetica di oggi, ci farà vivere una incursione poetica, ci farà vivere in un mondo, quello delle parole, che le foche parlanti portano in giro per la nostra città. La poesia, lo sapete, per noi significa foche parlanti e quindi Acelia, a te la parola. When I look at you, I see a different you. Is it Maya? Beyond the dark blue. When I look at you, I see a different you, a planet
hiding behind the blue. It is green here, out. Nowhere is the new land of the nomad. Is it really you that I see, out, far, beyond the blue, in a new place called here, nowhere, beyond the blue? E cosa c'è di meglio se non di una pausa anche di riflessione, a volte che appunto le foche parlanti riescono a darci tutti i giorni qui nella nostra trasmissione, riescono a farci fermare in mezzo a quello che è la nostra città. Io mi immagino, no, alcuni di voi magari sul tram che ci stanno seguendo, oppure chi magari sta per andare in pausa o che sta preparandosi alla call, all'ennesima call di giornata, invece le foche ci danno questo minuto di pausa riflessiva dove possiamo respirare davvero le parole, le grandi e belle parole che le foche parlanti ogni giorno ci portano. Grazie mille ad Acelia Ionaca, torneranno con noi appunto le foche venerdì nel prossimo appuntamento di Good Morning Milano. Si parla di parole, ma non solo, perché parliamo di teatro quest'oggi invece qui a Good Morning Milano. Lo facciamo parlando forse del teatro, mi viene a dire il teatro forse più milanese che c'è, ma forse perché davvero è nel cuore dei milanesi. Stiamo parlando del teatro Franco Parenti, lo facciamo insieme a Cosima Parodi. Buongiorno Cosima, buongiorno. Benvenuta. Grazie mille di essere qua. No, dicevo, a Milano ce ne sono tanti teatri, ed è forse la città del teatro, Milano, c'è poco da fare. Però effettivamente il Parenti è quello forse un pochino più milanese rispetto agli altri, cioè che proprio è nel cuore dei milanesi. Beh, nasce come dalla passione di un gruppo di persone che avevano proprio l'urgenza di trasmettere la passione per il teatro e nel tempo si è adattato alla contemporaneità, con la volontà proprio di accogliere pubblici diversi. Non era un mondo chiuso, ma la volontà era quello di aprirsi alla città e si sente molto parte della milanesità. Cosa, allora, ricordaci un po' appunto la storia del teatro Franco Parenti, è una storia davvero formidabile, fatta di passione. Sì, nel 72, diciamo, un gruppo di persone che era una costola del piccolo teatro decide di staccarsi e di fondare questo luogo, ed erano persone molto diverse fra loro, perché Franco Parenti era un attore comunista, Testori era un cattolico, la Sciammà era un'ebrea, poi c'era Dantisella e Fercioni lo scenografo, per cui sentono dalla tradizione europea, del teatro europea e della reinterpretazione della parola, prendono un cinema e lo trasformano in un teatro, e poi mano a mano nel tempo lo stesso gruppo... Sì, un gruppo davvero eterogeneo. Che fa quasi sorridere pensando... Sì, fa sorridere. Adesso in realtà poi... Ahimè, sono effettivamente a essere così polarizzati, dove ognuno fa le cose con i suoi, no? Cioè, esatto, anzi, quasi invece... a paura di quegli altri. Ma questa impostazione è rimasta, perché è rimasta nella volontà di ospitare sia dal punto di vista drammaturgico che dagli incontri letterari, gli ospiti, punti di vista diversi, perché il concetto è quello di il teatro non è solo un modo per diventare più eruditi, ma è un modo per ascoltare dei punti di vista diversi, per cambiare idea, per non avere paura di quello che non si conosce, e quindi c'è sempre una selezione qualitativa, evidentemente, che ha creato un marchio, ma che ogni volta sorprende per la diversità delle scelte, e questo è il suo modo di accogliere le persone. Ricordavo, in che anno dicevi appunto? Nel 72, sono quasi 50 anni. Del gruppo di cui parlavi c'è una signora che è ancora lì con voi. Che, no, non è che è lì che con noi, siamo noi che siamo lì con lei. Che è attaccata proprio ai mattoni, mi viene da dire, no? del teatro, nel senso che è, sì, oltre che colonna portante, proprio fisicamente, beh, anche anima. È l'anima. È l'anima. Abbiamo una bellissima foto che ho voluto scattargli proprio qualche mese fa nella vostra piscina, nei vostri bagni misteriosi. È l'anima, è la turbina, è colei che trasmette questa energia, anche quando noi crolliamo è lei che tiene su noi, non viceversa, con la volontà di aprirsi sempre di più, per cui anche il progetto dei bagni misteriosi è stato un progetto di riqualificazione, in cui un privato si è preso carico di uno spazio pubblico, e quindi il teatro, e grazie a lei ha trovato dei donatori.
Infatti, alle spalle appunto della foto quindi, di Andrea vediamo questa immensa piscina che adesso si chiama Bagni Misteriosi, giusto? Si chiama Bagni Nella Misteriosi vecchia del Teatro piscina, nella Franco vecchia piscina Caini, Caini, Caini. una vecchia Caini per chi magari appunto negli anni che furono passava da quelle parti, adesso diventa Bagni Misteriosi, ma perché fa parte di quello che proprio fuori onda, proprio prima mi dicevi, quello che dovrebbe diventare il Parenti, no? Sì, infatti è i Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti. Cioè, ovviamente c'è una parte di riqualificazione che è stata fatta unicamente per istituire una piscina pubblica alla città, ma essendo inserita nel Parenti, ad esempio quest'estate l'abbiamo utilizzata come arena estiva e questo ci ha molto facilitato a far comprendere che si tratta di un mondo che ha un'unica turbina, che è appunto André Chammas, e in cui per esempio la gente ha potuto all'esterno usufruire degli spettacoli teatrali, dei monologhi, delle presentazioni, eccetera, eccetera. Sì, no, che Andrea è un po' anche quella colonna che vi sostiene quando voi a volte crollate, no? Lei Totalmente. non colla mai, Totalmente. anche se comunque, insomma, di motivi ne avrebbe, e il lockdown sicuramente, insomma, non l'ha fatta crollare, e poi abbiamo visto il processo, ma sicuramente, insomma, sarà rimasta un attimo sbalordita, perché, insomma, nessuno si aspettava quel Guarda, famoso mai 20 di febbraio, che tanto ti sembra ormai di 22 parlare, 22 febbraio. febbraio, di parlare di secoli ere fa, invece veramente l'altro ieri. Lo ricordo bene quel giorno, è vero, sembra Sembra, un'altra epoca. infatti. E quello che ricorderò per sempre, oltre all'incertezza, perché noi avevamo le persone in sala che abbiamo dovuto mandare fuori, stava andando in onda la pomeridiana dei Promessi Sposi alla Prova con la regia della Chammas e poi sono arrivate indicazioni, abbiamo dovuto accompagnare fuori il pubblico. Però quello che io ricordo di quel giorno è la sensazione di disorientamento, soprattutto di André, ma di tutta la produzione, perché il teatro è proprio vissuto come se fosse un vero servizio pubblico per i cittadini, cioè è un luogo pubblico, è gestito privatamente, ma è un luogo pubblico e il senso della nascita di quel teatro è proprio di rendere un servizio, per cui è come se si interrompesse il servizio di un ospedale, adesso con le dovute No, non vabbè, è giusto, no, presuntuosa come insomma, afferma, non vuole essere presuntuosa, ma umanamente, diciamo, esatto, e l'uomo quindi c'era spirito. proprio un senso di disorientamento, che però poi, come spesso Perché non si era accade mai in quel vista una cosa del luogo. genere, nessuno di noi ha mai vissuto No, dal qualcosa del dopoguerra non genere, era mai infatti, cioè, accaduto. immagino l'immagine proprio di dover fermare tutto, prendere, accompagnare gli spettatori fuori, quasi, quasi appunto fosse un imminente Sì, bombardamento aereo in esatto, la arrivo, sensazione cioè. era un po' quella. Poi c'era questo silenzio nei primi giorni irreale in cui ci muovevamo come dei fantasmi. Posso dire, silenzio anche angosciante perché anche le istituzioni erano molto in silenzio sul Sì. vostro destino, lo trovo veramente assurdo E quello. quello di cui noi ci preoccupavamo è come che, se non venisse fuori che il teatro non è un gruppo di persone fantasiose, è una macchina complessa che è come l'ingranaggio di un orologio, che si porta dietro molte È persone, un lavoro, ad sì, che esempio, erano che. sono state un po' relegate perché come avviene nelle situazioni di emergenza, i servizi appunto primari è naturale che vadano in primo piano, però bisogna rendere chiaro che dietro c'è un oceano di persone che rendono poi possibile la macchina dello spettacolo e quindi questo ci ha molto aiutato a trasformare la difficoltà in un'opportunità. E appunto a quel punto avete, come dici tu bene adesso, avete scovato l'opportunità, nel senso che forse non so, neanche voi pensavate di avere No, questo successore no. poi che è riuscito ad avere, che fa capire anche comunque quanto la gente avesse fame di Bisogno. quello, nel senso di che non mi piace dire tornare alla normalità, tornare come prima, No. perché anzi magari se tornassimo anche a essere belli come era prima non sarebbe neanche male, però insomma quella voglia di non sentire tutti i giornali fare la lista della spesa, a un certo punto veniva, dei morti, dei non morti, Sì. terapie intensive, di sentire notizie che dopo 10 minuti venivano contraddette da qualcun altro, dette all'altro del giornale, insomma, avevano voglia di affamarsi di cose E belle, di anche di buone, contatto e di contatto sociale. E sociale. i Bagni Misteriosi ci hanno dato la possibilità di farlo in sicurezza, di aprire in Com'è sicurezza. andata allora? Appunto, raccontaci bene com'è andata questa vostra estate particolare. Guarda, è partita appunto da un senso di smarrimento e poi
anche lì ricordo ogni sera la sensazione di stupore, però anche appagamento nel vedere che ogni sera veniva riempita. Inizialmente la sala esterna, cioè la piscina, e a luglio è stato aperto anche il teatro, appena le norme lo hanno consentito, e anche il teatro in interno con i posti ridotti, distanziati, sono stati creati lo spazio necessario. A luglio era sempre pieno e quindi questo ci ha dato veramente una forza e un'energia, un entusiasmo e ogni sera come di un senso di gratitudine nei confronti della città, cioè era reciproco. Gli spettatori nei nostri confronti e noi nei loro, anche perché esistiamo insieme, altrimenti senza uno e l'altro non possiamo esistere. E i numeri, abbiamo fatto 72.000 presenze tra l'esterno, l'interno, e poi avevamo anche i Cameos, che era questo teatro itinerante che in collaborazione con la Regione Lombardia hanno girato le province più colpite dalla pandemia, e portando uno spettacolo nelle piazze dei comuni, e anche questo è stato un modo per essere vicino alla gente. La gente ci ha ripagato. Mi ha ripagato, tant'è che appunto la stagione estiva è andata avanti fino a ieri sera. Voi avete chiuso ieri sera. Si è concluso ieri sera. Chiuso i bagni, no? Immagino che il bagnino che ieri sera ha tirato sugli ombrelloni. Abbiamo brindato. Questa scena, no? Un po' da rimini, dove chiediamo, l'estate sta finendo. In realtà l'avete tirata lunga. L'abbiamo tirata lunga e poi abbiamo chiuso con Mancuso alle 7 di sera, che ricordava, presentava un suo libro e ricordava Giulia Maria Crespi, e alle 21 con Carlo Calenda, che presentava il suo libro I Mostri, per cui anche lì e c'erano 900 e rotte persone, quasi 1000 persone, ed è stata la serata conclusiva. Adesso riapriremo poi a fine novembre con l'inverno e i bagni misteriosi. Ma dicevo prima, come tu hai detto, vabbè, allora quindi finalmente adesso un po' di meritata vacanza. Invece dice no, la vacanza francamente non c'è mai. No. Perché infatti si riparte, anzi, proprio questa sera riparte un po' la parte invece dentro delle sale. Abbiamo visto anche sul vostro sito, appunto, Campo Aperto si chiama questa rassegna, che ci porta poi alla... Sì, è una specie di preludio della stagione, okay. In cui vengono presentati dei nuovi autori e anche delle riprese di spettacoli di giovani autori. E stasera si apre con Black Dick, poi ci sarà Opera Panica e altre proposte, fino ad arrivare al 22 di ottobre, quando debutterà Timi con Lucia Mascino, e sarà il momento iniziale, ufficiale della stagione. Della stagione poi ne parleremo più avanti, perché infatti so che poi verso metà mese farete una conferenza stampa dove presenterete appunto tutta, esatto, la nuova stagione, il cartellone, quindi noi ci saremo e quindi poi tornate a raccontarcela, perché siamo curiosi di vedere chi ci sarà quest'anno in cartellone. Teatro, appunto, mi dicevi che già da metà luglio era stato aperto all'interno con le dovute precauzioni, che però, ahimè, dicevi, cambiano comunque sempre, quindi non è neanche facile riuscire a star dietro a quelle che sono le disposizioni poi. Sì, il periodo del lockdown è stato passato, noi ricordo di notte aspettavamo i decreti per capire quanta gente potesse entrare in sala, se gli attori dovevano avere i guanti, le sarte dovevano consegnare i vestiti con i taxi, cioè abbiamo passato varie fasi. Dopodiché anche lì la nostra turbina Chamat ha deciso che la sala, che aveva una capienza di 200 posti anziché 550, i posti venivano distanziati da dei tavolini costruiti dai nostri nell'attrezzeria del teatro con delle lampade, e quindi sono stati distanziati i posti. Poi è stato messo il plexiglass, ovviamente è stata certificata la sicurezza e il sistema di areazione, e quindi abbiamo potuto aprire in luglio, e c'era proprio una sensazione di piacevolezza, non avevi la sensazione di costrizione. Questa sensazione continua anche adesso, le regole sono un po' cambiate, ma comunque appunto so che state facendo molta attenzione a tutte le norme di sicurezza, a tutte le norme di distanziamento. Poi anche mi piace che questa idea di trovare una soluzione anche creativa. Esatto, invece di appiccicare posto libero, mettere un tavolino con la lampada, sì, per renderlo più accogliente, esatto, più caloroso. Anche in questo caso la sua creatività è stata messa a servizio. Sarà difficile poi tornare a 500, si è affezionata
È probabile, però era proprio la volontà di renderli a proprio agio. Le norme sono complesse, anche l'accoglienza, il distanziamento nell'accoglienza, la gestione della biglietteria, tutte queste, però è una macchina che dopo un po'... rodata, hai detto bene la macchina, perché insomma ha tantissimi ingranaggi, sì. Questa macchina, siete davvero un gruppo pazzesco, siete tantissimi, con questo motore, come dicevi, turbina, che è André Chammat. A parte l'ovvia risposta che sarebbe André Chammat questa macchina, se invece dammi un'altra risposta, qual è la differenza del Franco Parenti, qual è la cosa che rende Franco Parenti speciale? Allora, sicuramente non lavori al Franco Parenti perché vuoi arricchirti. Ah, abbiamo cose in comune con Milano News, allora, perfetto. Ragazzi, che mi torni di quella regia, che non sono le uniche sfruttate, sottopagate, no. Però vi tratto bene, ditelo. Al Franco Parenti lavori perché hai assorbito, in qualche modo hai percepito la passione iniziale, e poi anche perché diciamo c'è una cura nel fare le cose, è una scuola, cioè è uno dei pochi luoghi dove tu puoi ancora apprendere dai grandi maestri, che a loro volta hanno avuto grandi maestri, cioè Paolo Grassi ha insegnato alla Chammat, che la Chammat insegna a noi, ci stiamo parlando della storia del teatro, per cui è questo. E poi è un luogo dove ti senti bene, cioè la cura dei dettagli, che a volte viene scambiata per arredamento o dettagli futili, invece fanno sì che sia un luogo che ti fa sentire bene come spettatore, ma ti accoglie anche come dipendente, come... Giustamente hai detto anche come spettatore, che ci si trova in un luogo che ti fa stare bene. Allora, siamo quasi in chiusura. Ricordiamo appunto che quindi in questo momento chiusi i bagni misteriosi per poco, in realtà come dicevi appunto che poi li apriranno a fine novembre, di solito per la stagione. Holiday on Ice. Noi facciamo una patinoire d'inverno, quindi... di solito. Adesso vediamo. Vedremo cosa si potrà fare, da qua a novembre cambieranno le regole almeno altre 30 volte, quindi non stiamo neanche a pensarci. Però è una scuola. Ah, sì, il sapersi adattare. Immagino. E quindi, in attesa appunto anche della riapertura dei bagni misteriosi a novembre, rimane comunque aperta il teatro in attesa della stagione nuova, con appunto la rassegna Campo Aperto. Come possiamo fare appunto per avere le informazioni, per venire a vederlo? Sul sito del Teatro Franco Parenti trovate tutti i dettagli, la biglietteria è aperta ogni giorno, anche telefonica per qualsiasi informazione, e anche i nostri social network, abbiamo sia Facebook e Instagram. Ottimo. Che stanno, e siamo a vostra disposizione. Non so. Perfetto, quindi tutte le coordinate poi le troverete anche nei commenti a questa diretta. Beatrice poi appunto nel suo articolo vi dirà tutto ciò che c'è da sapere su come far andare a vedere gli spettacoli al Teatro Franco Parenti. Cosima, grazie mille davvero. Grazie qui a con voi. Noi porto grazie. I nostri saluti ad Andrea, ma a tutta la squadra. A tutta la anche, squadra. Perché davvero siete tanti e molto molto in gamba e bravi. E poi mi piace sempre dirlo quando ho ospiti con te, quindi a questo punto ci vediamo a teatro. Sì. Oh, che è veramente tanto bello dirselo. Oltretutto, ho detto un bellissimo teatro come quello che è il Franco Sicuro. Parenti. Grazie mille davvero a Cosima Parodi, grazie, grazie tante. Io vi ringrazio anche voi che ci avete seguito, grazie mille davvero per aver seguito anche oggi. Noi ci rivediamo venerdì con un nuovo appuntamento, sempre qui in diretta su Milano All News con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.